Caro Paolo, grazie dell'invito. Devo dire che quando ho visto stampato sull'invito che erano stati invitati quattro maestri con la M maiuscola, mi sono ricordato che è la seconda volta che vengo chiamato maestro con la M maiuscola. La prima volta è stato quasi 40 anni fa e mi volevano prendere in giro. Spero che questa volta non sia così. Mi piacerebbe molto perdere un po' di tempo a ripigliare qualcuno degli spunti degli oratori precedenti. La lezione di Datene era piena, ne vorrei ripigliare solo due, la polemica contro Croce e il suo modo di svilire la scienza. Noi viviamo in un paese in cui la gente si fa un vezzo di dire: ah, io la matematica non la capisco, e noi non rispondiamo: e non ti vergogni, no? Sembra una cosa fine non capire la matematica. Questi sono gli effetti della cultura crociana. Ma la cosa più bella che ha detto Datei è che io vado pensando dentro di me da anni, è che noi professori universitari abbiamo questo grandissimo privilegio di essere esposti ogni anno ad alcune centinaia di ragazzi nuovi, che scusate la volgarità dell'espressione, ma ci vuole proprio un'espressione tecnica, che ci fanno rincoglionire più lentamente delle altre persone. Io ho visto i miei amici di liceo, gente molto più brava di me, io sono sempre stato un po' più cretino della media. I miei amici più bravi che sono diventati grandi dirigenti industriali, alti magistrati, funzionari pubblici, uomini, poi sono tutti a questa età, all'età mia, sono un po' più stupidi di me, per me è una grande soddisfazione. E anche oggi vedere tutti voi è proprio bello, è bello assai, quindi diciamo, l'insieme di voi più me spero che produca qualcosa di piacevole. Allora, comincio con una citazione dotta pure io, Seneca. Io, rozzo ingegnere civile, mi permetto di parlare di beni culturali. Bene, Seneca dice: sono solito passeggiare nei campi trincerati degli altri, non come un traditore, ma come un esploratore. E così pigliatela così anche la mia incursione nel campo trincerato dei beni culturali. Questa incursione ha un'origine storica molto netta. Io ho cominciato a occuparmi di queste cose con il terremoto del 1980, perché a quel momento è capitato di andare con le soprintendenze, di fare tante cose. E questo terremoto del 1980 è stato per molti di noi, fra cui io, un momento di grande coinvolgimento anche personale. E questa fotografia per me lo simbolizza. Io sono un lucano trapiantato a Napoli, quindi proprio tutti i topoli del terremoto mi hanno colpito molto. Questa fotografia, che si potrebbe chiamare con il titolo del bel libro di Osvaldo Soriano, Triste, solitario, i finali. Ma veniamo all'ingegneria geotecnica, che l'ingegneria geotecnica, lo sappiamo tutti, fa varie cose, studia le fondazioni, le gallerie, le dighe, l'amplificazione delle azioni sismiche, eccetera. E se vogliamo è un'ingegneria un po' arretrata, ci insegna a rimanere saldamente ancorati al suolo in un'epoca in cui si va nello spazio. Però è anche l'ingegneria che usa i materiali più umili, la terra, le pietre, per fare le più grandi strutture del mondo, le dighe di terra. È una disciplina che appartiene all'ingegneria civile. L'ingegneria civile, l'hanno detto tanti meglio di me, è la branca più antica, ci ricordiamo gli ingegneri egiziani, modifica le forze della natura per il benessere del genere umano, bla bla bla. Oggi viene considerato un settore maturo, non a caso usato il colore viola. Maturo è un sinistro eufemismo per dire ingessato, fradicio, un settore a cui non destinare risorse, non destinare cattedre universitarie per dirottarle verso l'ingegneria biomedica, l'automatica, l'aerospaziale e così via. E mettiamoci pure una capa di morto. È un tragico errore questa cosa. Naturalmente nei settori dell'ingegneria civile e dell'ingegneria geotecnica si investono comunque una quantità di risorse mostruose in nuove opere per affrontare nuovi problemi, per intervenire sull'esistente. Facciamo una carrellata fulminea. Nuove opere. Si dice che la professione medica seppellisce i suoi insuccessi. Noi invece geotecnici siamo costretti a seppellire i nostri successi, però a scavare bene vediamo che ci sono opere, ottime opere di ingegneria civile.
non so, fare 5 linee di metropolitana sotto un edificio alto 50 metri, recuperare un viadotto una cui pila aveva ceduto di 1,30 m, costruire straordinarie nuove infrastrutture, nuovi grattacieli, belli, rutilanti, che poi però sotto c'hanno i pali naturalmente, costruire le grandi infrastrutture sotterranee di Berlino, con tecniche spettacolari, sott'acqua, con i palombari, cose bellissime, i grandi ponti, il collegamento sul Little Belt o sullo Store Belt, e ne potremmo citare tanti altri. Non parlo del ponte sullo stretto, che è meglio lasciarlo stare. Nuovi problemi. I nuovi problemi sono tanti, tanto per dirne solo uno: la difesa e la conservazione dell'ambiente. Come si fa a dirlo in poche parole? Ricorriamo a un poeta. Quando Amleto entra in scena all'inizio del secondo atto con il suo libro sotto braccio, dice: questa benigna struttura, la terra, mi sembra diventata una sterile escrescenza. L'eccelsa volta aerea, il firmamento saldamente sospeso sopra di noi, maestoso soffitto intarsiato d'oro fiammante, mi appare come una miscela esplosiva di vapori perniciosi. I gabbiani, no? I gabbiani siamo abituati a associarla alle grandi distese incontaminate di acque azzurre, invece oggi i gabbiani stanno sulle discariche di immondizie e così via, nuovi problemi. Ma veniamo agli interventi sull'esistente. Gli interventi sull'esistente, apparentemente, diciamo che sono la manutenzione, la pittura, l'intonaco ogni tanto. Beh, invece gli interventi sull'esistente di manutenzione, conservazione, restauro, adeguamento possono riguardare tante cose: l'edilizia residenziale. I vani esistenti, per esempio, nel nostro paese sono più numerosi e di qualità migliore dei vani di nuova costruzione. Interventi sui centri urbani, gli esempi che ci ha fatto sentire Ennio Cascetta si commentano da solo, sulle infrastrutture di trasporto, sulle opere idrauliche e marittime, adeguamento delle reti autostradali, studi e interventi per la sicurezza delle dighe di ritenuta e poi interventi su monumenti, edifici monumentali e siti storici. Questo, se vogliamo, è un sottoinsieme, però nel nostro paese in particolare è un sottoinsieme tutt'altro che insignificante, è un sottoinsieme di grande rilievo. Ancora per fare una citazione, dice Leopardi: mira queste ruine, le carte, le tele, i marmi, e te pensa qual terra premi. Se poi uno fa l'ingegnere geotecnico, oltre a premerle, la scava, c'entra dentro, quindi insomma si deve confrontare con queste cose. I problemi sono moltissimi. Basta rifletterci un minuto sui problemi di fondazione. Se noi pensiamo a una cosa che gli anglosassoni chiamano il GMS, il Ground Monument System, cioè all'insieme strutture in elevazione, fondazioni, terreno di fondazione, è facile immaginare che sottoterra ci stanno cose quasi altrettanto complicate e importanti di quelle che ci stanno fuori al terreno. Particolarmente nelle nostre città storiche, dove ci sono preesistenze accumulate in millenni e millenni di attività umana. Naturalmente questo comporta la necessità di indagini più approfondite. C'è chi va a naso e invece purtroppo questo chi va a naso, quando voi vedete il rilievo di un edificio storico fatto da qualcuno che lo deve restaurare, questo rilievo obbedisce a un principio scientifico che, detto in tedesco, si chiama Das Prinzip der schwarzen Linie, il principio della linea nera. Arrivato al piano di campagna si traccia una linea nera e sotto non c'è scritto, ma si capisce che c'è scritto Hic sunt leones. In effetti non va bene così. Perché? Che cosa c'è sotto? Adesso io vi faccio 2 o 3 esempi che sono capitati a me. Pigliamo... Tutti voi sicuramente vi siete andati a fare un bagno a Positano, scendendo le scale per andare, ma è poco prima della spiaggia ci sta questo chiesacchione, direi, questa grossa chiesa che è la chiesa di Santa Maria, non di particolare bellezza. Però qualche tempo fa, scavando nelle cripte di questa chiesa, dove ci sono gli scolatoi, che sono i posti dove si mettevano i morti perché scolassero, appunto, perdessero i loro umori, per cui a Napoli oggi ancora si dice pozza scolà quando uno vuole diciamo, augurare il bene dell'altro. Questa chiesa, che come vedete, questa è la fotografia che ho fatto io dalla spiaggia con i piedi nella sabbia,
Sfondando per caso uno dei pavimenti di queste cripte è uscita una villa romana di epoca imperiale. Vi faccio vedere due fasi dello scavo, una delle cose più emozionanti a cui abbia mai assistito. 3 metri sotto gli scolatori c'è una villa romana con degli affreschi straordinari e per scavarla bisogna fare acrobazie di ingegneria geotecnica, se no se ne cade la chiesa. Questo già ha fatto vedere Ennio. 2 metri sotto i basoli del rettifilo ci stava un bellissimo... vediamo se riesco a tornare indietro. No, come si fa a tornare indietro? Ecco, ci sono riuscito, bravissimo. Ci stavano i resti di un bellissimo tempio romano, straordinario, che naturalmente dal punto di vista della costruzione della linea metropolitana hanno posto qualche problema, ma comunque sono problemi, come si dice, di panchina abbondante, direbbe Berlusconi, che usa sempre metafore calcistiche. Le infrastrutture di trasporto dell'antichità, le gallerie romane dei Campi Flegrei, capolavori di ingegneria stradale, fatti con lo sciamarro, la cortella e i cugni, attrezzi che ancora io ho visto usare ai tagliamonti che scavavano il tufo quando ero bambino. La grotta, ne faccio vedere solo una, la cripta napoletana, ben nota fin dall'antichità. Sì, certo. Vi chiedo scusa, probabilmente c'è qualche cellulare aperto che disturba la proiezione delle immagini, quindi invito tutti a spegnere i cellulari. La reazione è in agguato. Problemi straordinari si pongono, per esempio, problemi di meccanica delle rocce, di stabilità dei costoni rocciosi per tutte le falesie del Golfo di Napoli, ma non solo il Golfo di Napoli, alla cui sommità ci sono straordinari insediamenti. Questa è la chiesa di Santa Margherita Nuova a Procida, o quello che ne resta. Questa è la terra murata di Procida, questa è la chiesa che vi facevo vedere prima, e sono tutte messe in pericolo dall'azione erosiva del mare su questi costoni. Castel dell'Ovo è anche lui una straordinaria via di mezzo fra un edificio ed uno scoglio. Ma anche, la chiesa di Santa Maria dell'Isola a Tropea, che certo voi ben conoscete, che pone dei bei problemi di meccanica delle rocce. Ancora, un altro oggetto di attenzione, i tessuti urbani. Ma che sono questi tessuti urbani? Sono quello che rimane delle città preindustriali, quelle che noi chiamiamo i centri storici. Sono, se vogliamo, una parte minore del patrimonio edilizio complessivo, però sono molto importanti, sono addirittura preponderanti come importanza, come trama di sostegno, come segno di identificazione, come riferimento dell'immaginazione collettiva. E facciamo degli esempi. Pigliamo per esempio Piazza del Plebiscito a Napoli. 20 anni fa Piazza del Plebiscito era un orrendo parcheggio, un deposito di boatte di latta, una cosa che non ci si poteva accostare. È bastato chiuderla al traffico perché d'incanto si tramutasse nell'icona della città di Napoli, con le belle statue di Canova, il colonnato di San Francesco di Paola e di fronte il Palazzo Reale. Palazzo Reale, un bel esempio di ingegneria geotecnica, costruito da Domenico Fontana nel 1600, aveva dei problemi di fondazione. Tutto il colonnato che noi vediamo al piano terra era tutto colonnato, non c'erano questi campi ciechi con le statue. Questo piccolo intervento di sottofondazione, diremmo oggi, è stato fatto da un nostro collega non insignificante, tal Luigi Vanvitelli, un secolo dopo la costruzione. A proposito dei centri storici, si vanno elaborando due tesi relativamente nuove, abbastanza ovvie oramai. Prima cosa è il riconoscimento del fatto che un centro storico è un organismo complesso da proteggere e restaurare nel suo insieme, non come somma di tanti pezzi. E secondo punto, ha un carattere particolare, è uno scenario abitato dove l'uomo non guarda le opere come fa in un museo, ma ci vive dentro, ci entra, ci esce, le fruisce mentre lavora, mentre si sposta. Insomma, io un po' napolicentrico sono, ma le stazioni della metropolitana sono un esempio ovvio. Ma faccio anche un altro esempio. Vi sarà capitato di fermarvi alla stazione centrale di Firenze a mangiarvi un panino? C'è un orribile bar in quell'edificio.
dove fanno quei panini di polistirolo espanso, che appena uno mangia un boccone resta qua, però uno poi si volta e vicino alla parete vede due grandi quadri di rosai, due paesaggi stupendi, io per caso, e i panini come d'incanto tavano giù, diventano saporitissimi, è stupendo. E se uno lascia parlare Proust, che di queste cose è un grande specialista, lui dice: passeggiare per una città come Bonn, e va bene, è inutile che lo leggiamo, ma ognuno di noi, anche con il suo anche il mio paesello natio in Basilicata, che non ha niente di particolare, ma ha quella povertà dignitosa, quasi elegante, e c'ha una qualche cosa che tutti noi capiamo, non lo sappiamo scrivere bene come Proust, ma lo capiamo. Allora, qual è l'obiettivo? Rendere fruibili i centri storici in modo comodo, con infrastrutture moderne, in modo da dare un contributo a questa utopia di migliorare l'ambiente in cui l'uomo vive. E come si può fare? Uno dei modi principali per fare questo è di fare infrastrutture sotterranee, come ci ha insegnato il nostro amico Ennio. E quindi le infrastrutture sotterranee, di nuovo, sono un problema di ingegneria geotecnica. Tutti sanno che quando uno scava una galleria, in superficie si crea una depressione, una conca di subsidenza, si hanno dei cedimenti non uniformi e quindi gli oggetti, gli edifici, le infrastrutture che sono in superficie possono essere danneggiate. Quindi si corre il rischio di danneggiare quell'oggetto per una migliore fruizione al quale si sta costruendo quest'opera. Allora, bisogna studiare provvedimenti di protezione, di mitigazione, di ripristino. E ci sono tante tecniche, irrigidire gli edifici o al contrario dotarli di giunti in modo che si possano adattare alle deformazioni del terreno senza danni, sottomurazioni, micropali, jet routing, iniezioni, tutto il campionario, stavo per dire, di orrori noto a tutti noi. Voglio dire due parole in più su una tecnica, o meglio due tecniche relativamente nuove, che sono il compensation grouting, poi vedremo che cos'è, e la sottoescavazione. Per rifarci sempre ai sacri testi andiamo a Leon Battista Alberti, siamo alla fine del 400. Voi naturalmente capite benissimo il latino, io me lo sono fatto tradurre, può accadere talvolta che un colosso o una cappella si inclinino da un lato con tutta la base. In tal caso occorre sollevarli dal punto in cui affondano o togliere materiale di sotto al punto in cui si alzano. Però, commenta Leon Battista Alberti, audax utunque opus, cioè non è che si fa così, ci vogliono gli ingegneri geotecnici. Faccio degli esempi, ecco, per esempio questo è molto famoso, voi riconoscete qui la torre del Big Ben a Londra, questo è il palazzo di Westminster, questo è il Tamigi. Qui c'è la stazione Westminster della linea, non mi ricordo quale, delle linee metropolitane di Londra. Negli anni scorsi c'è stata una nuova linea, la Jubilee Line Extension, che passa qui sotto e che ha richiesto un approfondimento, un enorme approfondimento della stazione più la costruzione di due nuove gallerie. Il tutto fatto mantenendo in esercizio la linea esistente. Questa è una sezione schematica. Vedete, questa è la linea esistente, la stazione esistente è questa qui, questo è il pozzo della nuova stazione e queste sono le due gallerie che in questo punto sono uno sopra l'altra invece che una a fianco all'altra della Jubilee Line. La conca di subsidenza indotta da queste gallerie produce un lieve abboccamento, diremmo noi, a Firenze del Big Ben. Allora, che cosa si è pensato di fare? Si è pensato di fare dei fori qui, orizzontali, a partire da un pozzo, e in questi fori si può iniettare una miscela di cemento, la quale espandendosi compensa, e perciò si chiama compensation grouting, iniezioni di compensazione. Allora c'è un uomino con un cannocchiale che dice dove quelli iniettano, e il Big Ben si raddrizza. Naturalmente il tutto è fatto in modo elettronico, molto più scientificamente, e vedete, questi sono i millimetri di estrapiombo che erano misurati sul Big Ben sull'altezza di 55 metri. Loro si sono dati come obiettivo di contenere lo strapiombo fra 15 e 25 millimetri.
Allora, man mano che avanzava lo scavo della galleria, il Big Ben si è cominciato a inclinare. Appena è arrivato a 15 mm, hanno cominciato a iniettare, questi sono i momenti in cui sono state fatte iniezioni, e vedete, il Big Ben è tornato dietro, poi è andato avanti, poi di nuovo dietro, sono riusciti a mantenerlo entro quell'intervallo prestabilito. Un esempio invece di sottoescavazione, e questa è la cattedrale di Città del Messico, molto popolare fra i geotecnici, perché a Città del Messico ci sono 70-80 metri di un'argilla molto deformabile di origine vulcanica, che anticamente era un lago in cui sorgeva l'antica capitale azteca. E poi, naturalmente, quando sono arrivati, fra l'altro c'era un grande complesso di piramidi sacrali, che voi vedete qui, molto pesanti, molto grandi, che avevano in qualche modo preconsolidato l'argilla sottostante. Quando è arrivato Cortés e i suoi conquistatori, senza tante storie, hanno raso al suolo tutte le piramidi, hanno fatto quello che in spagnolo si chiama un pedraplen, cioè non un terrapieno ma un pietrapieno, una grande piattaforma, e su questa piattaforma orgogliosamente hanno costruito la cattedrale di Nostra Signora del Pilar. E questa cattedrale però ha subito la vendetta di Montezuma, perché naturalmente nei punti in cui non c'erano le antiche piramidi ha avuto dei forti cedimenti, nei punti in cui c'erano le antiche piramidi ha avuto dei cedimenti molto minori. A questo si è aggiunta una subsidenza generale provocata dal pompaggio di acqua dal sottosuolo. Ecco, qua vedete uno schema della situazione sottosuolo. Si vede anche a occhio nudo la cattedrale vistosamente inclinata verso sinistra. E ecco, nell'ottobre del 1907, detto zero questa quota, questa è una pianta della cattedrale, è vero, questo punto era 1,53 m più basso, quindi nel 1907 si misurava un cedimento differenziale di 1,53 m, e non era tutto, perché poi si è scoperto che i pilastri alcuni sono più alti, quindi già durante la costruzione si tentava di compensare per queste cose. Nel 1989 il cedimento differenziale era diventato di 2,40 m, insomma molto più di me. E che cosa hanno fatto i messicani? Hanno fatto tanti pozzi a fianco ai pilastri, e da questi pozzi, come si vede in questa figurina qua, da questi pozzi hanno poi fatto dei fori più o meno orizzontali, hanno levato il terreno, facendo quindi cedere quei pilastri che avevano ceduto meno e realizzando una sorta di equalizzazione del cedimento differenziale. Questo è stato il risultato finale. La cosa ha funzionato benissimo. Ora, rispetto a un normale problema di ingegneria per un'opera moderna, qual è la peculiarità dell'intervento sul costruito? Beh, abbastanza banale. Nell'intervenire sul costruito storico, oltre agli usuali requisiti di garantire la stabilità e la sicurezza d'uso, bisogna rispettare l'integrità. Ora, stabilità e sicurezza d'uso, noi ingegneri ci avevamo già in mezzo al pane ogni mattina, siamo a posto, ma invece sul fatto del rispetto dell'integrità, che possiamo dire? Bene, e dobbiamo prima cosa capire che significa integrità, perché a prima vista, quando uno pensa all'integrità, dice non dobbiamo modificare l'aspetto dell'opera, dobbiamo lasciarla come l'ha concepita il suo autore. Questo è quello che gli specialisti chiamano integrità iconica o integrità formale, quindi apparenza esterna, aspetto originario. E indubbiamente questa è un'integrità importante. Immaginate che voi andate al Louvre, a un certo punto vedete un sacco di gente che sta vicino a un quadro, dice andate là, è la Gioconda, cioè, la Gioconda, bellissimo, un quadro stupendo. Cioè, ma voi, da vecchio ingegnere consumato, vi accorgete che il quadro a Gioconda sta appeso a un chiodo e si sta sfilando dal muro. Cioè, no, non cade la Gioconda, si rompe la Gioconda. Però ci sono io, cacciate da dietro un chiodo da cemento armato, un bel martello, lo piantate in fronte alla Gioconda, attaccata. Dopodiché orgogliosamente dite, ecco, adesso è sicura. Questo non si può fare. Se salvare l'aspetto fosse tutto, l'integrità formale iconica non è tutto, tant'è vero che voi tenete presente la Torre di Pisa,
se andate a Chicago trovate una torre di Pisa identica, tale e quale, non proprio identica, insomma, molto simile, in scala 1 a 1, costruita dagli americani. Naturalmente, quando vedete la torre di Pisa di Chicago, l'impulso vi viene di farvi una risata. Quando invece entrate nella piazza di Iraq, è ben diverso. Poi c'è ancora un'altra integrità, l'integrità storica. La illustro con l'esempio della chiesa di Santa Chiara a Napoli, che certo voi conoscete. La chiesa di Santa Chiara, quando fu costruita, era la più grande chiesa gotica del mondo, era costruita dai re angioini per i loro sepolcri. Nel tempo, naturalmente, stando a Napoli, si è lentamente tramutata in un grande tempio barocco. Questa è l'unica fotografia che io sono riuscito a trovare, piuttosto brutta, dell'interno di Santa Chiara, come era, diciamo, negli anni 30 del secolo scorso. Poi è venuta la guerra e senza tante storie Santa Chiara è stata bombardata e rasa al suolo. Quando si è dovuta ricostruire c'è stato un dibattito accesissimo, come la ricostruiamo, barocca o gotica? E insomma alla fine è stata ricostruita nelle sue supposte originarie forme gotiche. È bellissima, però è un falso. In questo caso l'integrità storica è stata rispettata? No, non si sa, io non lo so dire. Ma per dire come questo concetto di integrità è un concetto sfuggente, non sempre facilmente definibile, quindi rispettare l'integrità è un problema. Poi c'è l'ultima delle integrità che, se vogliamo, è quella che più specificamente è pertinente a noi, l'integrità materiale, che si può esprimere parlando semplicemente come so fare io, dicendo che i materiali di cui è fatto un monumento, un edificio storico, le tecniche con cui è stato costruito, gli schemi strutturali che ha concepito il suo autore, fanno parte di quel monumento allo stesso titolo del suo aspetto, della sua storia, e quindi vanno preservate. Un arco non si può tramutare in tante pietre appese a una trave nascosta. Una fondazione diretta non si deve tramutare in una fondazione su pali. Se lo si fa, lo si fa solo perché è l'unico modo per salvare la struttura, ma bisogna rendersi conto che lo si fa a prezzo di una grave sconfitta. I magistri lapidum del 1100 e del 1200 hanno fatto la torre di Pisa con fondazione diretta, arriviamo noi ci mettiamo i pali e sarebbe troppo comodo. Come diceva un famoso restauratore, cittadini, non toccate neppure una pietra, proteggete i vostri monumenti, i vecchi palazzi. Tutto ciò è la vostra storia, il vostro orgoglio. Dunque, un altro punto complicato è che il requisito della sicurezza e il requisito dell'integrità spesso entrano in conflitto fra di loro. Normalmente, almeno nel nostro paese, la conservazione, il rispetto dell'integrità è... È l'età. Un principio di Alzheimer. Vabbè. Tutti noi sappiamo che la conservazione è affidata a un archeologo, a uno storico dell'arte, a un architetto, a quelli e noi i soprintendenti. I soprintendenti hanno potere di alta e bassa giustizia, impongono certe cose. La sicurezza in genere è affidata a un ingegnere. Ora, il soprintendente impone vincoli e limitazioni e molto spesso l'ingegnere non li capisce, dice, ma perché questo mi deve rompere? Nello stesso tempo l'ingegnere, molto onestamente, tende in genere, come si dice oggi, a cementificare, cioè tende ad applicare, talvolta in modo anche un po' ottuso, soluzioni e tecniche concepite per le strutture moderne. Allora, fra questi due diversi approcci bisogna trovare un equilibrio. Anzi, l'optimum sarebbe trovare quello che oggi si chiama una sinergia, cioè fare sì che i due diversi approcci si appoggino l'un l'altro. Allora io voglio fare un esempio, scusatemi, lo so che è molto consumato, e l'esempio della Torre di Pisa lo farò brevissimamente, spero di non annoiarvi. Tutti voi conoscete la Torre di Pisa, questa è una sezione
Questo scavo che sta attorno alla base della torre è un primo esempio di intervento. Nel 1836 un certo architetto, Alessandro della Gherardesca, fece questo scavo, che la torre semplicemente era sprofondata per oltre 3 metri nel terreno e quindi tutta la parte sotto non si vedeva più. Allora lui pensò bene di fare questo scavo. Questo scavo per poco non fece cadere la torre, ovviamente. Tanto è vero che ricostruendo in vari modi, su cui non mi intrattengo, la storia e l'inclinazione della torre, si capisce che la torre, nelle varie fasi della costruzione, dapprima si inclinò un po' verso nord, poi si inclinò fortemente verso sud, poi con la costruzione della cella campanaria si inclinò e continuò ad inclinarsi dal 1360, termine della costruzione, fino al 1800, che è la data in cui si ha il primo rilievo preciso, perfetto, dell'inclinazione. E però, arrivato agli inizi del 1800, la torre era probabilmente ferma o comunque si andava inclinando con una velocità di rotazione molto ridotta. Poi arriva il signor della Gherardesca e scava il catino. La torre prende uno scivolone bestiale. Fortunatamente pochi anni dopo un altro architetto, questa volta francese, fa un rilievo, quindi noi abbiamo questi due punti molto affidabili, e poi a partire dal 1911 abbiamo una serie di misure moderne, e già da questo diagramma si vede che qua questa curva presenta una concavità verso il basso, cioè dopo lo scavo della Gherardesca la torre non solo accelerato, non solo si muove più velocemente, ma si muove di un moto accelerato. Ancora negli anni 30 del 1900 si fanno delle iniezioni di cemento in fondazione, si fanno varie cose, tutte queste cose producono ulteriori movimenti della torre. Per cui si è consapevoli che questa torre sta male, bisogna intervenire. Naturalmente nel 1900, ingegneria moderna, tutti conosciamo la teoria, poi vengono pure i calcolatori, cioè qui ci sono molte proposte. Ci sono molte proposte, queste proposte vanno considerate come fra i rischi più gravi che hanno minacciato la Torre di Pisa. Anche qui ci va una bellissima capa di morto. Allora, vi faccio qualche esempio. Il professore Colonnetti, che Claudio Ratei ha evocato e che io ricordo, persona anzianissima, portato a Pisa come fosse una sorta di divinità, ed era un grande scienziato, avendo concepito un martinetto idraulico meccanico che doveva servire per alzare i templi di Abu Simbel fuori dall'acqua, non avendolo potuto utilizzare per alzare, voleva utilizzarlo per alzare la Torre di Pisa. Nel 1973 ci fu un grande appalto concorso internazionale a cui furono presentate e segnalate fra i progetti migliori progetti come questo addirittura col jet routing, cioè progetti molto invasivi che sul piano, vorrei dire, meramente, biecamente tecnicistico, biecamente in genere, potevano anche andare bene, ma sul piano del rispetto dell'integrità del monumento, diciamo, lasciavano molto a desiderare. Questo progetto che prevedeva di incorporare la base della torre in un mamozio di calcestruzzo, poi tagliare la torre, sollevarla, storsellarla, eccetera. È singolare, lo segnalo fra tanti altri, perché l'architetto Nello Bemporad negli anni 70 era il soprintendente di Pisa, quindi diciamo 30 anni fa si pensava che una cosa di questa fosse addirittura normale, tanto che addirittura il soprintendente la proponeva. Un gruppo di progetto insediato dal ministro Nicolazzi nel 1985 aveva escogitato una macchina diabolica con pistoni, pulegge, straordinario. Per fortuna tutte queste cose si sono perse nella burocrazia, nei corridoi del Ministero dei Lavori Pubblici e così via. Nel 1990 è stato insediato un comitato, questa volta interdisciplinare, metà ingegneri e metà non ingegneri. Questo comitato fin dall'inizio ha cercato una soluzione di tipo diverso. Qualche esempio c'era, ve ne faccio un paio. Una prima soluzione è quella famosa presso gli studenti dell'Università di Pisa. Questa soluzione è basata sulla forza della natura. Assolutamente naturale. Scusate,
siamo in un ambiente universitario, un po' di goliardia è consentita. Questa è più poetica, è un bellissimo dipinto di René Magritte. Il comitato, meno poetico naturalmente, si è studiato con attenzione la meccanica del fenomeno e ha scoperto che mettendo l'inclinazione che via via si andava manifestando in funzione del peso della torre che via via cresceva durante la costruzione, ha scoperto che di fatto la torre è rimasta praticamente verticale fino alla fine e poi bruscamente si è inclinata. Questo è il segnale di un problema di instabilità dell'equilibrio, infatti si chiama leaning instability, instabilità da pendenza, ed è un processo che dipende non dalla resistenza insufficiente dei terreni di fondazione, ma da un'eccessiva deformabilità dei terreni di fondazione. Questo è fondamentale perché se non si fosse fatta questa diagnosi non si sarebbe potuto concepire quell'intervento. Ecco, il modello di leaning instability si può capire facendo riferimento al cosiddetto pendolo inverso. Immaginate questo pendolo con una molla, se uno, quando è verticale, sta in equilibrio, se uno perturba questa condizione di equilibrio con una rotazione virtuale, nasce un momento ribaltante, un momento stabilizzante, a seconda dei rapporti fra questi due momenti si può avere equilibrio stabile, equilibrio indifferente, equilibrio instabile. La torre praticamente era in equilibrio indifferente. Ma la cosa bella, è a questo risultato non è che siamo pervenuti facendo il pupazzetto dell'asta rigida, ma facendo fare ai nostri amici bravi una quantità di calcoli, appunto, calcoli numerici, prove su modello in centrifuga e così via. La cosa bella che è venuta fuori da tutto questo è che bastava addrizzare un pochettino la torre, far diminuire la pendenza anche di poco per stabilizzare la torre. E perché? Perché naturalmente in un'ipotetica curva momenti rotazioni della base della torre sul terreno della torre, queste sono delle prove su modello in centrifuga, l'andamento della curva momenti rotazioni naturalmente è tutt'altro che elastico, è un andamento non lineare di tipo elastoplastico, perché quando scaricate solo una parte della deformazione viene restituita, di tipo elastoplastico con includimento, perché quando ricaricate il comportamento resta elastico fino a che non si raggiunge la soglia di snervamento e poi diventa di nuovo elastoplastico. Classico comportamento elastoplastico con includimento, simulato con un modello tipo Camclay, per esempio, per chi appartiene alla confraternita degli ingegneri geotecnici. E perché addrizzandolo un poco la situazione migliora? Perché naturalmente la rigidezza di quella molla che produce il momento stabilizzante è proporzionale alla tangente di questa curva. Allora sulla curva di primo carico la tangente è questa qua. Ecco, mettiamo che la torre stesse in questo punto, prossima alla rottura. La rigidezza di quella molla è questa, quasi nulla. Se noi la portiamo un poco poco su una curva di scarico, la rigidezza diventa questa qua. Nei nostri calcoli 41,3 volte maggiore di quella di primo carico. Quindi se il coefficiente di sicurezza era 1, diventa 41. Ecco, allora, seguendo anche il suggerimento di una bambina del Bangladesh che ci aveva suggerito di stabilizzare la torre levandoci un po' di terreno da sotto, con una tecnica molto bangladeshi, con gli omini così che andavano a scavare là sotto, eccetera, noi abbiamo pensato di fare questo, di fare delle perforazioni inclinate e scavare da sotto la torre un po' di oppa. Abbiamo predisposto un'opera di presidio, di cui vi faccio vedere qualche immagine. Abbiamo fatto questo scavo con una tecnica che prevedeva una trivella elica che veniva infilata e poi ritratta lasciando una cavità cilindrica che poi si schiacciava. Ecco, questa è una fotografia presa alla torre guardando verso nord, sono i tubi guida dei 41 fori attraverso cui abbiamo fatto la sottoescavazione, questo è un dettaglio dell'attrezzatura che faceva la sottoescavazione, questo è il terreno che viene fuori durante le operazioni e tutto è funzionato molto bene, abbiamo cominciato ad avere successo, perfino i giornali toscani, il telegrafo, il bernacoliere, non vi dico che cosa aveva scritto su di noi, tutti qua ci hanno cominciato a trattare, è venuto anche il presidente, e qua si vede, questa è un'immagine bellissima, si vede il professore Jamiolkowski che illustra i nostri lavori alla coppia presidenziale. Donna Franca con una mano sul cuore lo ascolta rapito.
Professor Reggiani è molto più interessato al bel ministro Melandri che era. Però comunque il cardinale con occhio attento sorveglia che non accada niente di sconveniente, quindi la situazione è stata... Effetto della sottoescalazione. L'effetto della sottoescalazione è questo qua. Come vedete, noi in pratica abbiamo riparato all'incauto scavo fatto dall'architetto della Gherardesca. Mi pare ci sia una specie di giustizia poetica nel fatto che agli effetti di uno scavo malaccorto, agli effetti negativi di uno scavo malaccorto, si sia posto rimedio con gli effetti positivi di un altro scavo, però questa volta ben concepito e ben attuato. Si potrebbe dire ben scavato, vecchia talpa, è così. Le vecchie talpe sono queste, ve le faccio vedere, questo è il nostro comitato. Abbiamo raddrizzato pure talmente poco che alcuni dicevano ma siete sicuri che si è raddrizzato? Ovviamente noi avevamo gli strumenti, però questa fotografia presa prima e dopo dallo stesso punto fa vedere, se guardate la posizione di questa colonnina, che qui si vede tutta, qui è tutta nascosta, qui si capisce che la torre è lievemente tornata verso dietro, però l'inclinazione della torre, che in qualche modo è la manifestazione più evidente della sua integrità storica, dell'effetto del tempo, è rimasta non proprio perfettamente integra, ma quasi perfettamente integra. Io mi piace sottolineare il fatto che la cosa che noi abbiamo fatto è la fase conclusiva di una serie di studi che sono andati avanti per oltre un secolo, a cominciare dai primi del Novecento, attraverso incertezze, misure, scombini, tentativi falliti, guai fatti, momenti di scoramento, momenti di eccitazione, ma alla fine non è che siamo arrivati noi e abbiamo risolto il problema, ci siamo studiati tutti quelli che avevano fatto gli altri, abbiamo portato un altro piccolo contributo. Quello che è importante è che la diagnosi e quindi la terapia sono state rese possibili solo dall'interdisciplinarietà, dal fatto di studiare la storia e cose di questo genere. L'interdisciplinarietà è una bestia bruttissima perché rende le discussioni difficilissime, discutere con una professoressa di storia medievale è quasi impossibile per un ingegnere civile. Bisogna solo con grande pazienza stabilire dei rapporti personali di grande stima e amicizia, ma ci vogliono anni insomma. E quindi le decisioni sono, noi ci abbiamo messo 12 anni a fare questa cosa, però alla fine è venuta benissimo. Questo è un caso di sinergia. 16 giugno 2001, la festa di San Ranieri, San Ranieri non ce n'è punti come San Ranieri, è il patrono di Pisa, abbiamo fatto una grande cerimonia, abbiamo restituito la torre alla città di Pisa, cioè gli alabardieri, una grande festa, la consegna delle chiavi, eccetera. In questa splendida giornata di sole, io voglio richiamare la vostra attenzione solo su un particolare con il quale poi chiudo. Alla sommità della torre, ancorché un po' sciupata da una croce bianca, sventola una bandiera rossa. Grazie.